le tesi che oggi andiamo a vedere, che tra l'altro vi abbiamo dato, assegnato la possibilità di esporre, abbiamo messo anche i cavalieri, come fosse un convegno, no? Quindi voi eserciterete questo modo di fare, di presentare a un pubblico il vostro lavoro. Ed è un modo anche, è quello che ci interessa anche a noi, cioè il vostro lavoro anche in futuro può in qualche modo intervenire nella nostra organizzazione, perché è questo scambio di informazioni e di conoscenze che è l'obiettivo principale del nostro raggruppamento. Anzi, dicevo che a posteriori si è vista una scelta indovinata perché, e dopo lo vedremo di volta in volta, le tesi che oggi presenteremo assolutamente sono in linea con i problemi che noi conosciamo meglio del nostro territorio. Siccome il territorio, l'ambito del territorio è lo stesso ovviamente anche per il nostro collegio, c'è fatalità, sono venute fuori delle tesi che hanno affrontato degli ambiti cari al nostro consiglio. Dopo lo vedremo nel dettaglio quando presenterò. Abbiamo avuto, me ne ho già parlato con appunto il professore presente all'università, dell'università, perché abbiamo avuto qualche problema nella comunicazione con l'università e adesso su questo lavoreremo. D'altra parte le novità, la pagina Facebook e quant'altro, penso che ci aiuteranno in futuro a lavorare anche meglio. Abbiamo seguito nella esposizione nella pratica del bando quanto è previsto nel bando stesso, quindi è stata fatta nominata una commissione giudicatrice, una giuria che ha valutato i progetti pervenuti. Alla fine sono 8 progetti che sono pervenuti e sono stati valutati secondo i criteri evidenziati anche nel bando stesso. Devo dire che poi la commissione ha lavorato al suo interno. Come si fa, apro una parentesi, nelle commissioni giudicatrici dei lavori pubblici, cioè secondo certi criteri e con criteri anche subcriteri che sono regolamenti che fanno le commissioni al loro interno, proprio per dare maggiore efficienza, trasparenza e quant'altro nel giudizio finale, l'obiettività del giudizio, che è venuto fuori dalla somma dei pareri di ogni commissario su una serie di criteri di valutazione. Credo che poi sia stato unanime il consiglio del collegio, l'ultimo consiglio a settembre ha approvato quindi questa aggiudicazione, il lavoro della commissione, per cui niente, adesso io direi, mi viene da dire di ringraziare tutti i presenti, quindi ringraziare chi ha lavorato sul bando, chi ha lavorato per presentare poi i progetti e quindi siamo arrivati a questa giornata, è la prima. Ripeto, è la prima e penso che faremo ancora un impegno anche di tipo economico di questo tipo nei prossimi anni, proprio per andare incontro e valorizzare il lavoro di giovani. Ha già parlato anche Mariano Cararo sulla commissione, sulla quale anche noi in parte partecipiamo, ma sulla quale contiamo molto, cioè i giovani sono assolutamente indispensabili. E le nostre associazioni sono formate da persone diversamente giovani con esperienza e conoscenza, ma hanno bisogno del contributo dei giovani, soprattutto in termini di innovazione e di contatto con la realtà che sta andando velocemente. Credo di aver detto tutto, volevo ringraziare tutti i presenti e passerei quindi a includere la nostra manifestazione, cioè con l'esposizione dei vari contributi da parte dei vincitori. Poi la cerimonia la teniamo a parte. Adesso io darei parola ai singoli interventi che illustreranno il loro lavoro. È un'illustrazione,
è una illustrazione fatta a un pubblico interessato. Sarà anche, penso, un'illustrazione di carattere tecnico, perché vogliamo dare anche valore alla nostra professione.